campo. Ma parte un parte. C'ho da andare a pescare, Marimma pestata. Andiamo, gli sbordano. E ora chi è? Oh! Bellini! Oh, allora, com'è? Senti, allora, a sto giro e sono io a chiedere un piacere, giù. Io per nulla non fo nulla, te lo dico subito. Tanto, che ha da fare? Nulla. E volevo andare a pescare, Senti, io siccome ho da andare a fare un colloquio e di lavoro, e bisogna che tu mi guardi il bambino, natalo. Il figliolo? Maremma che coglione. Sì, mamma mia, ma lo può lasciare, solo non lo può lasciare? E ti do qualcosa stasera, vai, vai, non ti preoccupare, vai giù, fammi sto faciere perché guarda, se no non so come fare, non me lo può nessuno sto figliolo. E verrò, che ti devo dire, se non posso dire di no, verrà e sono costretto. Vai, ci si vede, arrivo subito, un minuto, sono da te. E fanno figlioli e poi dopo gli fanno guardare gli altri. Va, facile. Oh, eccolo! Allora. Oh, eccolo, allora. Come ti chiami? Come si chiama? Natalo. Natalo? Va, poverino. Senti, allora, come. Che è successo? Che c'è. Senti, io bisogna vada via. Ma mi paghi ora? O mi pago stasera. Almeno dopo fuori il banco, ma tu fuori chi ce lo dormi, però, guarda, sì, lui dorme, forse, mi ha fatto, ma ora Beh, è sempre agitato così? Ogni tanto gli piglia, però ora gli è presa. Guarda, comunque, vai. Sì, ma che devo, cioè io in tutto questo, che devo fare? Guarda, è semplice, semplicissimo. Guarda, io torno alle 6:30. Mi raccomando, alle 4:30 tu gli dai la pappina, però bella e preparata là. È bella e pronta? Bella e pronta. Io non da surfare, no, perché io il latte mi sa che non mi viene. No, ma non ti preoccupare. Non lo posso dargli adesso. Lo so. Ce l'hai che l'avete pronta? Sì, bella e pronta, bella e fatta. Perfetto. Mi raccomando il ruttino, mi raccomando, lui dorme dopo. Ma io se bevo una birra, un ruttolo fuoco. No, ma. Lui beve la birra? No, lui no. Aspetta, okay. Attenzione. E poi, guarda, poi di un là, tu lo culli, tu gli metti le canzoncine. Ma morto? No, ma e lo fa. Ma morto? Sta mettendo denti. Non ti preoccupare. Io ci so fare, non c'è problema. Guarda, per me è già una passeggiata. Allora, sono più tranquillo. Tu sei te, va tranquillo. Guarda. Vai, fai che tu devi fare stasera. Alle 4:30, pappina. Sì. A posto. Sì. Vai. Io. Ai. Natalo! È Natalo! Oh, Angeli, vieni qui, scusa, una domanda. Oh, che c'è? Ma questo figliolo, da dove gli sbuca? Ah, no, perché te non tu lo. Questo qui è figliolo della Barberini. Ah, della Barberini. Ma sei messi fa quando tu eri in carcere. Ho capito. Tuo, cioè della Barberini e tuo. E diciamo. Vabbè, ho capito. Capito? Vai, ciao. Ciao. Mamma mia, si schianta sotto il sole. Sta zitto. Sai che caso, guarda. Sta zitto, sti chepi. Mamma mia. Bambino viziato tu sei, come tu fa? Mamma mia, fanno viziato, già piccino così. Ma ti chiedi, dormi. Ciu. Carmelo, Pasquale, come si chiama? Ah, Natalo. Forza, che fa qui? Oh, il mio cane è già più furbo, Vabbè. Sì, l'ombrello, non piove mica, non piove, no. Come si fa a chiudere? Ah, oh, questo chiudiamolo. Zitto, chetati, dormi! Porca di Dio, guarda, ti metto qui, hai il solicino, a pigliare un po' di colore, vai, stai su, questa cappottina, mamma mia, tu qua gli ha paura, e lo copri, lo vestano, con il caldo che gli è, c'è 40 gradi, copertina, ombrello, e un piove, ma questo è che l'hanno messa a fare, stai qui te, stai qui, chetati! Ah, come si sta all'ombra? Oh, anche di qui si sente, anche da qua giù. Mamma mia, questo mi è insatanato proprio. Ma io chiamo su fagli di vada, io te lo lascio, io vado via perché io ce la faccio. Ma un affare sia vicino in casa. Mamma, per carità. Permessa. Sì? Chi è? Che c'è, Daniela? Sì, salve. E sono il vicino, ti devi decidere, sono a guardare il figliolo.
E l'angelo non c'è, deve essere andato non so a fare che. E gli è scappato il cane. E gli era scappato il cane ieri, non so se ieri su. Non te lo so dire, guarda. E tu gli dici, e l'ho visto, e ce l'ho io a casa. Tu gli dici, ma dove gli è andata? Gli è andata a lavorare? Ma sinceramente, boh. Ma un lavoro mio. Ma che lui, io non lo so, visto gli hanno fatto il figliolo, gli hanno fatto un figliolo ora, ma mi fanno accampare, non ho capito ancora. Per me gli danno l'assegno. Ha comprato tutto, gli ha fatto il mutuo. Ma come dire? Ma come hanno fatto a fargli il mutuo? Ma chi gliel'ha fatto? Ma ci hanno uccidi perché, mamma mia. Anch'io, guarda, ci hanno uccidi strani. Ma la sei sempre stato uno un po' di giro strano lui. Sa poi come fanno? Ci fanno figlioli, dicevo che me lo vengono a guardare perché io non ci sono e vanno qua a fare. È capace lui di andare ai bar ora. Perché lui c'ha. Mamma mia! C'ha un po' di vizi, Joe. Insomma, ora voglio sputtanare. Ma che schema poi, ma lei dice la lavora la notte, dice la lavora a prato di notte, dice la fa un lavoro io non voglio dire. Mi voglio pronunciare però che. Ma da qualche parte sono di hanno preso. Io non lo so, perché guarda, questo è un mistero, lo sono chiesto anch'io, come fanno a campare? Ma io sono stato 40 anni a Firenze, ho abitato 40 anni a Prato, 20 anni a Brocciamare. Ma io non lo so come fanno, anche su maglia disperata, gli è sempre a piangere con il figliolo, lui gli è a giro. Ma poi gli ha comprato una macchina nuova. Gli ha preso una macchina nuova, dice lei non lavora, lui non lavora. Mamma, gli hanno deciso di giri strani. Il figliolo di a casa non lavora. E lui dice, io stamattina, anche stamani l'ho visto andare via. Alle 7 gli è partito la macchina, gli è andata. Si sa che gli è andata a fare il figliolo, non si vede mai fuori, non si vede mai fuori. Sente piangere. Io. Ma lei dice. Lei dice non si sa se gli è stato lui, insomma, il babbo non si sa. E tu gli dici il cane ce l'ho io a casa. Buonasera, saluto, ciao. Glielo dico, ciao, salve, ciao. Ho dati pace. Che t'ha mangiato? Il demonio t'ha mangiato. Ma c'ha la colica. Forza. Oddio, forse è un po' troppo sole. Aspetta, non vorrei. Andiamo un po' all'ombra, vai. Zitto, sì. Feel on the dark. Dormi. Feel on the dark. La vuoi la cola? La vedi la cola? Andiamo. Vieni cola. Vedi a sedere. Cola. Bevi. E tutto addosso. Niente, questo è viziato. Questo va a sapere che gli fanno mangiare. Io. No. Pronto? Oh Bellini. Che c'è? Che è successo? Piange. Gli è tutto male in tasca. No, ma lo deve fare, lo fa. Ma l'ha fatto mangiare. E sono le 4. Già! Porca miseria, è vero, me ne ero scordato. Glielo do subito. Zitto. Guarda, io ho parcheggiato ora, bisogna vada via. Vai, ciao. Allora, bocconcini con verdura e manzo. Deve essere questo. Perché ci hanno messo un cane in copertina? Ah, perché i cani, il labrador gli giocavano bambini, per se fa mangiare bambini, gli hanno messo i cani? Un chilo e due, ma che la mangerà tutta? Natala, la mangi tutta? La pappina, eh? Ora te la fa, eh? Te la fa lo zio. Tieni, la pappina. Puzza, mangiare i bambini mi puzza. Apri, spalanca. Mangia. Mangia, Natalino, Natalo, mangi,
Mangi per piacere. Ecco l'aereo. Ecco. Ecco. Il jet. Vai, macchina ho chiusa. Il vetro l'ho chiuso. Aspetta, fammi vedere. Il rigo, sì, sì, sotto, sopra è chiuso. Vai. Oh, chi è? Madonna. No. Pronto, Bellini. Che è successo? No, non ti voglio un po' ridere, è un successo, no, un macello. Corri, corri. No, corri, corri. No, mi fa un po' ridere, eh. Come grave? Che? Come indemoniato? Che? Addotto. Corri. No, chiama Don Tavernello subito. No, allora lo chiamo io, vai. Corri, guarda, è grave la situazione, non ti voglio impaurire, ma è gravissima. Allora, può vedere a chi lavora, e allora, c'è arrivato il prete, non so che andiamo a fare, io... Mi fa via, se tu mi vuoi fare ora? Si fa un colpo dopo, aspetta un secondo. Guarda, sta chiamando. Vai. Ma mi fa vedere, ma è che è combinato? Don Tavernello, guardi, è grave, faccia qualcosa. Prima o dopo, contante, un banco, ma... Si fa tutto un conto dopo. Va bene. Ma dai, amore, le susine, i susine. Che sono, susine queste? Oh, quelli, lascia stare le susine, giù. E sono di mio nonno, quelle, sono antiche, andiamo. Allontanatevi. Vi chiamerò io quando sarà tutto finito. Silvia lo sai che Luca si buca ancora. Silvia lo sai che Luca a casa che sta male, male, male. Silvia, perché lo fai? Luca lo fa. Perché lo fai? Perché ti fai? E non aspetti me. Silvia lo fa. Hanno chiuso la guardia. Lui ha chiuso, non si sa, forse quella è una mala, forse la pubblicità. Abbiamo finito. Grazie. Giustamente, grazie. Per questi interventi, diciamo, sì, un po' superiori, sarebbero... No, che vadino in tasca a me, veramente sono un'offerta per gli orfanelli. Già. Sarebbero già. 500 euro. Guardi, senta, se può passare domani sera, perché ora mi trovo sprovvisto di... Siamo tutti un po' sprovvisti, e non si preoccupi, pensi che oggi sono 500, domani sera sono 1000. Se può pagare domani l'altro, 1500. Non c'è problemi, noi accettiamo sempre. In contanti, a nero chiaramente, sarebbe meglio. Sì, potrei fare un po' di sconto. Ci pensi, domani la voglio rivedere il bambino, perché a volte potrebbe avere una ricaduta. A parte, e quindi. Io ho paura. Salve! Bene. Salve, arrivederci. Grazie. Ah, arrivederla anche a lei, buon signore. Salve, ciao. Oh, allora, com'è andata? Oh. Allora, l'hanno spento finalmente. Ma dove dorme? Oh, finalmente, questo c'era bisogno. Va. Senti, io vo via, Vai. Mi paghi ora. Passa domani, si fa tutto domani. Domani? Domani ti do 50 euro. 50 euro, ricordati. 50 euro oggi, domani 100. Se ti muovo a pagare come all'altro, sono già 50. No. Fai te, scegli te. Ciao, ci si vede. Ciao. E metti a letto, ti ha bisogno di dormire. Ciao. Comunque è brutto, Il bambino, dicevo, brutto. Beh. Sì.